Ciao ragazzi, con questo video prendiamo una pausa da horror e paranormale per parlare di un luogo, o meglio, di ciò che vive in questo luogo. Parliamo dell'oceano, un'immensa e ai nostri occhi infinita distesa di un blu scuro soffocante che nasconde delle creature a dir poco spaventose. Tenete a mente che l'essere umano è riuscito ad esplorare solo il 5% del fondo oceanico. Il restante 95% dell'oceano rimane ancora un mistero. E se in questo minuscolo 5% abbiamo scoperto delle forme di vita così affascinanti e al tempo stesso spaventose, lascio immaginare a voi quanto altro può nascondersi lì sotto. Se avete la talassofobia, vi avviso che questo video potrà farvi davvero, davvero paura. Ma la cosa che a parer mio fa più paura di tutte è che non stiamo parlando di film horror o di fantascienza, ma del nostro pianeta, dei nostri mari e abissi. Tutto ciò che vedrete in questo video esiste e vive davvero e condivide la vita sulla Terra con noi. Apro una piccola parentesi per dirvi che ancora oggi il 70% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte. Se i contenuti vi piacciono, vi invito a iscrivervi, ciò aiuterà molto il canale. E fatta questa piccola premessa, non perdiamo altro tempo e scopriamo le creature più spaventose scoperte negli oceani. Se già una di piccole dimensioni fa rabbrividire, la medusa criniera di leone è capace di far venire gli incubi. Essa è la medusa più grande al mondo e il suo diametro può addirittura aggirarsi intorno ai 2 metri, con tentacoli capaci di raggiungere i 10 metri di lunghezza. Fortunatamente, entrare a contatto con i tentacoli di questa spaventosa medusa non è letale per gli esseri umani, ma provocano comunque un forte dolore, bruciore e arrossamenti nella zona colpita. La si può trovare nelle acque dell'Artico e nelle zone settentrionali dell'Atlantico e del Pacifico. È diffusa in particolar modo al nord dell'Inghilterra e della Scozia. Noi italiani possiamo stare tranquilli, per ora. Il pesce blob, ormai famosissimo sul web, è una di quelle creature talmente brutte da far ribrezzo. E immaginate trovarvela vicino mentre nuotate. Darà brividire, ma in realtà il suo aspetto reale non è proprio così terrificante. Le varie foto che si possono trovare sul web lo raffigurano fuori dall'acqua in un contesto ben diverso dal suo habitat. Quando nuota nella sua casa oceanica tra i 600 e i 1200 metri sotto la superficie, questo animale non è flaccido e informe come lo vediamo. Il suo aspetto rilassato e da blob è dovuto in realtà ad un danno di decompressione. Il suo corpo è quindi fatto per sopportare pressioni notevoli. Ha ossa morbide e carni gelatinose che gli permettono di resistere alle sollecitazioni e controllare la galleggiabilità. Senza supporti strutturali a tenerlo insieme, quando è sottratto al suo habitat naturale, il pesce è sottoposto a decompressione e si espande, trasformandosi in una massa informe. Il famoso Kraken esiste davvero? Ovviamente no, per quanto ne sappiamo, ma esiste una creatura molto simile chiamata Architeutis o calamaro gigante, molto semplicemente. Con la sua mole colossale è un vero e proprio gigante degli abissi, che può raggiungere fino a 15 o 18 metri, rendendolo l'invertebrato più grande del pianeta. Di lui si posseggono solo fugaci apparizioni e i resti di esemplari spiaggiati o ritrovati dentro lo stomaco dei capodogli, suoi unici rivali in natura. Oltre a ciò, ha una letale particolarità. I suoi tentacoli possiedono, come tutti i calamari, delle ventose, ma all'interno di queste, per assicurarsi la presa sulle sue prede, troviamo degli affilatissimi uncini che rendono la sua stretta veramente mortale. Ora passiamo ad un fossile vivente, lo squalo goblin. Questo animale ricorda diversi animali estinti perché ne conserva alcune caratteristiche primitive. Nonostante il suo aspetto fisico e il suo comportamento misterioso, questo fossile vivente non è per niente aggressivo. Si tratta di una specie che nuota ad una profondità di 1300 metri, ma non si sa molto di più circa il suo comportamento e habitat. Le sue mascelle sono un pezzo unico che l'animale può estrarre e ritrarre, facendo sì che il muso assuma la forma di un grande naso. I maschi sono più piccoli delle femmine e misurano da 3 a 4 metri di lunghezza.
Le femmine di maggiori dimensioni invece possono raggiungere fino a 6 metri di lunghezza. Ricordiamo che queste sono le stesse dimensioni che possono raggiungere i grandi squali bianchi. Insomma, un mostro degli abissi degno di questo nome, sia per il suo aspetto che per le sue dimensioni. Per analizzare quest'altra creatura, dobbiamo spostarci nell'Oceano Pacifico, più precisamente nella Fossa delle Marianne, la più grande depressione oceanica conosciuta al mondo. Essa raggiunge gli 11 km di profondità. Ciò significa che anche se ribaltassimo il Monte Everest e lo posizionassimo nell'abisso, avremmo comunque circa 2 km di lunghezza da riempire prima di toccare il fondo dell'oceano. Negli ultimi anni, questa immensa depressione ha catturato particolarmente l'attenzione del Giappone, che ha condotto vari studi per conoscere le forme di vita che la abitano. Durante una di queste ricerche, un gruppo di ricercatori giapponesi aveva sommerso un contenitore con un'esca ad una profondità di oltre 1 chilometro. Questo è il metodo più utilizzato dagli scienziati quando si tratta di scoprire nuove specie animali. All'inizio delle riprese si possono notare alcune creature marine comuni, seguite da un branco di rari squali che misuravano quasi 2 metri di lunghezza. I ricercatori erano molto entusiasti di aver trovato qualcosa di raro, ma ad un certo punto gli squali si dispersero rapidamente, per lasciare lo spazio ad una creatura ben più grande. Dal video non si riescono a determinare con esattezza le sue reali dimensioni, ma i ricercatori credono che sia lungo dai 10 ai 15 metri. Ciò significa che sarebbe molto più lungo del più grande squalo bianco mai osservato e registrato nel Guinness dei primati, denominato Deep Blue, che supera i 6 metri di lunghezza. Ma la creatura più spaventosa ritrovata negli oceani, con molta probabilità, non è questa. Ritengo che trovarsi di fronte al calamaro Magna Pinna sia ben più spaventoso. Queste sono creature ancora poco conosciute, ma come potete vedere da questa clip, sono senz'altro spaventose e sembra provengano direttamente da un film sui mostri marini. Questi inquietanti calamari hanno lunghissimi tentacoli che possono raggiungere 20 volte la lunghezza del loro stesso corpo. L'avvistamento di questo mostro è avvenuto ad oltre 2 km di profondità, nel Golfo del Messico, nel novembre del 2007. Infine, come ultima creatura, esamineremo lo squalo dal collare o squalo serpente. Nonostante sia presente praticamente in tutti i mari del mondo, lo squalo dal collare è poco conosciuto perché vive a profondità che vanno dai 500 ai 1300 metri. La prima foto di un esemplare ritratto nel suo ambiente è stata scattata nel 2004, mentre il primo video che lo ritrae è stato filmato da alcuni pescatori in un parco marino di Tokyo. Con i suoi oltre 2 metri di lunghezza, ricorda una sorta di anguilla preistorica gigante, che sicuramente non vogliamo trovarci davanti mentre facciamo un bagno. Insomma, l'oceano è per noi un posto ancora più misterioso della Luna, e la vita che lo popola non è da meno. Per quanto ne sappiamo, spaventose ed enormi creature simili ai romanzi di fantascienza potrebbero attenderci in agguato nei bui fondali oceanici. Detto ciò, spero che il video vi abbia incuriositi e vi abbia fatto provare un brivido di paura. Vi ringrazio per la visione e alla prossima.